Prego, Assessore Meloni, per 5 minuti. Ne ha facoltà. Buongiorno. Ringrazio il consigliere Bordoni per l'interrogazione. L'interrogazione proposta dal consigliere Bordoni è una vicenda che si trascina, come giustamente ha autorizzato lo stesso consigliere, da diversi anni ormai e che finalmente troverà conclusione con questa amministrazione. Nel febbraio 2011 l'Assemblea Capitolina, con deliberazione numero 8 del 2011, ha dato indirizzo alla Giunta guidata dal sindaco Alemanno, e nel quale il consigliere Bordoni era assessore al commercio, di istituire il massimo 50 posteggi fuori mercato da destinare alla vendita di libri al 90% e al 10% alla vendita di altri prodotti quali antiquariato. Solo nel 2015, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione 8-2011, il Dipartimento ha avviato la procedura per individuare le localizzazioni dei posteggi da destinare all'attività di libraio, coinvolgendo quindi i municipi, la polizia locale e la sovrintendenza, che sappiamo che a volte non è celerissima. Nella mora delle conclusioni del procedimento è intervenuto anche il TAR Lazio, che, censurato l'inerzia dell'amministrazione capitolina nel dare esecuzione all'impegno di emanare il bando, ha assegnato all'amministrazione il termine di 90 giorni a decorrere dal 17 maggio 2016 per dare esecuzione alla suddetta deliberazione. Questo procedimento non si è concluso per la scadenza del mandato della gestione commissariale. Il percorso è quindi poi stato riattivato da questa amministrazione, che ha realizzato il progetto di massima per il banco tipo e sta ultimando la deliberazione da sottoporre all'approvazione da parte della Giunta capitolina, con l'individuazione dei posteggi, anche con la determinazione conclusive assunte dal tavolo del decoro nella seduta del 27/10/2016, in ordine all'ambito urbano 4, Esquilino, Termini, Castro Pretorio, San Giovanni, dichiarando compatibili 10 postazioni a librai in via delle Terme di Diocleziano e 7 postazioni a librai in viale del Castro Pretorio, da destinare all'attività di libraio e ai criteri per l'assegnazione dei stessi tramite la procedura ad evidenza pubblica. Per cui in breve tempo sarà realizzato questo bando. Grazie.